da regali di compleanno che hanno quasi fatto arrestare Cristiano Ronaldo fino a preziosi gadget che valgono oltre $500.000, sappiamo tutti quanto Cristiano ami spendere i suoi soldi in macchine costosissime e in ville stratosferiche. Ma i vizi di Cristiano Ronaldo Jr. sono qualcosa di pazzesco. Addirittura il noto youtuber Speed stava per fargli un regalo clamoroso. Partiamo subito da un piccolo regalino da $500.000. Quando si parla di orologi, nessun bambino può competere con Ronaldo Jr. Il suo, infatti, costa più di casa tua. Nel 2020, Ronaldo era a Dubai per la premiazione come giocatore del secolo. La famiglia di Cristiano ovviamente doveva vestirsi in modo speciale per celebrare l'occasione. Junior ha deciso di indossare un Rolex da €500.000. Questo piccolo gioiellino è fatto da oro bianco 18 carati e 79 diamanti. Secondo te, questo era abbastanza per celebrare il padre? Assolutamente no! Junior aveva anche una collana in diamanti, sì, proprio come quella che indossano tutti i rapper al giorno d'oggi. Suo padre, di certo, non voleva passare in secondo piano rispetto al figlio. Decise quindi di indossare un Frank Muller da €1.500.000. Questo orologio ha più di 400 diamanti al suo interno. Sicuramente la famiglia Ronaldo se ne intende di orologi costosi, ma aspetta di vedere quello di Davis. Eccolo qui l'orologio che posso permettermi, quello dei Minions. Ma ora passiamo alle cose serie. Cristiano Ronaldo nel 2020 stava davvero per finire in carcere. Quando la polizia scoprì cosa aveva fatto, stava per essere arrestato. Cristiano, all'epoca, era ancora un giocatore della Juventus. A fine stagione decise di portare tutta la famiglia in una super vacanza al mare. Per rendere il tutto molto più interessante, decise di comprare al figlio un super jet ski da €15.000. Queste moto d'acqua non solo sono fighissime da vedere, ma sono anche velocissime e molto pericolose. Qui nasce il problema. Junior aveva solo 10 anni e lasciare un bambino da solo su una moto d'acqua è estremamente illegale. La moglie di Ronaldo non sapeva tutto ciò e decise di filmare un video da mettere sui social. La polizia portoghese scoprì subito cosa stava succedendo. Mandarono una denuncia a Cristiano e alla fine il tribunale decise di assolverlo con una multa. Ronaldo avrà anche perso dei soldi per questa bravata e suo figlio non potrà salire sul suo regalo da €15.000, ma almeno lui si è divertito durante la vacanza. A questo punto ti starai chiedendo, ma com'è possibile che Ronaldo vizi così tanto suo figlio? Beh, la risposta è molto semplice. Il portoghese lo fa solo quando Junior segna tanti gol ed è in forma. Quando il piccoletto era entrato nell'Accademia della Juventus, comprò degli scarpini un pochino speciali, le nuove Mercurial Safari da €300. Questi erano i migliori scarpini del mercato. Erano talmente comodi che anche Cristiano cominciò ad indossarli. L'investimento sembra aver anche funzionato. Junior segnò 60 gol in solamente 30 partite, con una media di 2 gol per partita. In quel periodo diventò anche un fenomeno tra i bambini. Guarda tu stesso che gol pazzeschi è riuscito a segnare. Letteralmente sembra un fenomeno e per l'età che ha non ha senso tutto ciò. Cristiano Ronaldo ovviamente prende sul serio l'allenamento e non riuscirai a credere quanto spende per farlo giocare nell'accademia migliore della Saudi Arabia, dotata di tutti i comfort necessari, l'Accademia Med. Questa struttura è talmente famosa in tutto il mondo che Roberto Mancini e Mourinho sono i loro sponsor. Ti starai dunque chiedendo tutto questo lusso per allenarsi quanto potrebbe mai costare? Beh, Ronaldo ha sborsato €100.000 per un contratto da 5 anni. Spendere così tanto solo per potersi allenare è davvero da pazzi. Anche questo investimento sembra aver funzionato perché Junior è diventato ancora più forte. Guarda che gol pazzeschi riesce a segnare da quando è in Arabia. Molto presto si ritroverà in squadra col padre se continua così. Ormai tutti sanno delle cifre mostruose che gli arabi stanno pagando Cristiano. Il portoghese prende 200 milioni ogni anno, dunque serviva una casa degna del suo nome. Junior vive infatti in un palazzo che quasi tocca il cielo. Ronaldo ha messo subito in chiaro una cosa non appena si trasferì in Arabia. Lui voleva vivere nel migliore palazzo, senza se e senza ma. Sai quanto costa?
Beh, 300.000 euro l'anno. Ah no, scusa, mi sono sbagliato. Al mese. Forse costa un pochino, ma ne vale la pena. Infatti, possiede una palestra integrata, un cinema, due piscine, due campi da tennis e al piano di sotto ha anche un centro commerciale. A cosa serve una casa così grande? Beh, Cristiano aveva bisogno di una stanza per la sua intera famiglia, dato che si porta dietro i suoi figli, la sua ragazza, sua madre, suo fratello e tutta la sicurezza che lo protegge. Ma se a Junior non piace il palazzo, può anche decidere di andare a vivere sullo yacht. Quando Cristiano vinse la Serie A come regalo a Junior e da tutta la famiglia, decise di fare le cose in grande e spendere una fortuna, un mega yacht da 7 milioni di euro. Costa così tanto perché è dotato di 20 camere da letto, 11 bagni, una cucina, una mini palestra e 3 vasche idromassaggio per rilassarsi. Ora capisco perché Junior va sempre in vacanza al mare. Abbiamo visto cosa possiede Junior, ma aspetta di sentire cosa non possiede. Penserai che un ragazzino come lui, con orologi, ville ed accademie private, ha tutto, ma manca un qualcosa che forse hai già capito. Siamo nell'era digitale, ma lui non ha un cellulare. Suo padre glielo vieta per un motivo ben preciso. Nonostante Junior continui a chiedere a suo padre un cellulare, lui glielo nega. Ha paura che diventi troppo dipendente dal cellulare e che di conseguenza trascuri l'allenamento. A giudicare da come sta giocando, penso che la politica di Cristiano stia funzionando molto bene sul figlio. Guarda un po' qui. Ma sapevi che uno dei più grandi youtuber di quest'anno, Speed, stava per fargli un regalo clamoroso? Infatti Junior è un suo grande fan e desidera partecipare ad una live. Per il suo compleanno Speed avrebbe dovuto presentarsi e fargli una sorpresa, ma sfortunatamente quello stesso giorno doveva diplomarsi. Beh, quest'anno è ormai andato, ma magari riuscirà a farcela il prossimo. And look, shout out to my boy Junior, chat. And look, if you guys don't know, bro, like I said, it was Junior's birthday. It was Junior's birthday yesterday, bro. I couldn't make it to his birthday party, bro. Unfortunately, Junior, I'm sorry, bro. I just couldn't make it because it was so much going on, bro. Siamo arrivati alla fine di questo video. Se magari un giorno vorrai vivere nel lusso di Junior, anche te, ti consigliamo vivamente di lasciare un bel mi piace a questo video e di iscriverti al canale. Stiamo lavorando per portare nuovi contenuti ogni settimana, ma abbiamo bisogno del tuo supporto. Lo staff di Storie di Calcio ti ringrazia.